Chi ha toccato le mie api? Chi ha toccato le mie api? Eve! Cosa ci fai con il mio prezioso miele qui? Ora va tutto bene. Santo cielo, Eve, non va tutto bene! Aia! Guardale, le fate scappare! Le spaventate le mie api, Eve, ma cavolo! Non volevo. Ecco, guarda! Ah, va tutto bene, signore Apina, va tutto bene, continuate a lavorare! Guardalo, sì, continua a rubare. Scusami. Allora, cioè io dovrei quasi toglierti dall'albo dei miei amici dopo quello che è successo. No. Tieni il miele. Ok, questo è il primo passo. Non credere che sia finita qua. Okay. Io in questa puntata volevo fare una cosa. Okay, aspetta cosa? Che lo dico anche ai miei iscritti. Quindi, salve la gente, qui Gabby e bentornati nella Gabby Vanilla. Sono qui con il ladrissimo Eme. Hola, hola. Quindi oggi Eme, per ripagare del suo piccolo grande errore che ha fatto qua rubando il mio miele, dovrà aiutarmi a sconfiggere l'Ender Dragon. Va bene, ciao. Addio. Un'altra punizione. Devi entrare dentro quella casa. Sono una serie di punizioni, Eme, per aver rubato il mio miele. Quindi entra dentro quella casa, va tutto bene, prendila come una vacanza. Eme, va tutto bene? Sì. Tu continua sempre avanti a destra, è un posto bellissimo. Ma. Fai come se fosse a casa tua. Vai, Eme. Continua così. Ma questa è la sigla! Sì! No. Io vado. Eme! Era la nonna, voleva cucinarti delle patate arrosto, Eme. No, non voglio, no. Comunque, veloce, torniamo in casa che adesso di notte è un problema. Okay, Corri, adesso dobbiamo prepararci, ragazzi, a gonfie vele. Ho preparato in questa cesta tantissimi oggetti che potrebbero tornarci utili contro l'Ender Dragon. Vedi, ho 3 mele d'oro, quindi 2 a me, una a te. E questo è il principio della serie. Okay, 2 a me, una a te, perché poi tu le usi anche per scappare. Le Spectral Arrow, 2 a me, una a te. Perché, diciamolo, è anche giusto, ho fatto il lavoro di prenderle, però comunque penso che bastino. Vabbè. Ho anche delle pozioni di Fire Resistant, cioè tu fai come se fossi a casa tua, l'Ender Pearl ce le dividiamo, ne prendo un paio io, un paio te. Va bene. Prenditi pure il ferro per fare degli Iron Golem, perché era un'idea di portarli nel Nether. Insomma, in questo episodio dovremmo fare parecchio, voglio renderlo caotico, non voglio lasciare all'Ender Dragon tutta questa libertà di volare in un territorio protetto dai gabbiani. Solo i gabbiani possono volare. Okay. Quindi ora, Eme, dobbiamo prepararci veramente tanto e bene. Devi un attimo girarti. Cosa succede? Devi girarti al contrario, 180 gradi. Non mi dire che vuoi fare quella cosa. Se la vuoi fare, Eme, guarda, ti aspetta una punizione. Non ho fatto nulla. Guarda, tu mi hai preso per peso, mi sa. Tu mi hai preso per peso tantissimo. Tu non sai quanta fortuna ho dovuto avere, anche quanta fatica. No! No. Ecco la pulita. Aspetta. Che è successo? Ah, la mail è tornata. Ah, ok, sei perdonato, puoi tornare. Ci troviamo davanti alla tomba di Pulce. Prostrati Pulce. Siamo qui davanti a te, Pulce. Dagli tutte le ossa che hai. So che hai delle ossa, vai. Ecco, bravo, ecco. Signor Pulce, dacci il permesso di prendere della neve dal tuo territorio. Ma senti che tu questo rumore? Sì, sento come... Pulce, ti prego di perdonare questo irriverente ed irrispettoso amico. Ecco, bravo, hai messo la musica di Pulce. Mamma mia, Pulce! Quello che dovremmo fare adesso è armarci di pala e prendere tutta la neve. Io la chiamo bava di Pulce. Ed utilizzarla perché una volta che arriveremo nell'Endworld voglio rendere uno spettacolo veramente. Sarà veramente coreografico. Ora mi faccio tantissimi blocchi di neve. In questo modo renderemo pan per focaccia al nabbone. Quello che faremo è tantissimi snow golem. In questo modo ci aiuteranno nel viaggio. E poi magari potremo usare anche la tua barca per darci una mano. Nemmeno in Siberia fanno dei lavori sforzati così. Non ho mai preso così tanta neve in vita mia. Sì, io ne ho preso abbastanza. Ottimo, bravo, bravo, ti stai veramente elevando. Il tuo karma è salito. Lo so. O sceso. Cioè, i punti karma positivi stanno andando in positivo. Ma sono ancora in negativo. Quando avremo sconfitto l'Ender Dragon probabilmente andranno in positivo. Ora, signora Emerald, dobbiamo andare in un altro luogo. Dobbiamo fare un piccolo sacrificio ad una persona. Ci darà aiuto. Allora, la vedi questa cosa qui?
La vedi? Ecco. Non entrarci. Okay. Non sei degno di entrarci. Okay. A meno che tu non abbia delle crocchette. Oh. Intendi queste crocchette? Oh, vedo che hai già capito. A buon intenditore, poche crocchette. Padrone, ho qui un umile servo. Ha portato delle crocchette. Padrone, le accetti? Ah, le crocchette. Butta una crocchetta. Bisogna vedere. Sembra che sia tutto. Che cacchio hai fatto? Ma sei scemo? Cosa? Fammi vedere. Che crocchetta è? Blasfemia! Che succede? Via, in castigo! Ma perché? Cosa hai fatto? No, scusalo! Risolveremo subito, padroni. Hai osato dare una crocchetta fredda a Nugget? La riscaldo subito, aspetta! No, non ci siamo capiti, Eve! Non è così che si fa! Ora trova un microonde! Questo è un microonde, scusami. Sembra che Eme abbia qualche problema a trovare il microonde. Dove sta il microonde? Era questo il microonde. No, là ti ci microondo io. Vai su, è fuori, davanti a casa mia. Ci vediamo tra poco. Va bene. Adesso te la vedi tu con la granny. No, dai, no. Butta le crocchette. Prete, croccato. Vediamo, ok. Molto meglio. Nugget è felice. Ah. L'hai placato, Eme, sei molto molto fortunato. Comunque, una cosa che non devi mai fare qui, un'altra cosa, è mai toccare la leva di questa papera. Guai a te se la tocchi, non vedi che anche ogni tanto c'è un pulsante rosso? Ok, Emerald, adesso voglio mostrarti un'altra cosa perché è assurda. Eme, allora... Eme? Dai, è scappato davvero? No, non lo facevo così furbo. Signor Golem, l'hai visto? Come dici? Emerald, va tutto bene? Non risponde perché pensa di essere al sicuro. Peccato! Peccato! Quel tridente risponde solo a me! Emerald, credevi di scappare dalle tue faccende? Guarda che picchio duro! Va bene, signor Emerald, volevo mostrarti una cosa. Hai visto che qua abbiamo il Walmart? Perché qua siamo in America. Signor Emerald, hai visto qua cos'ho? La prelibatezza, uno dei mob più rari di Minecraft. L'ho ritrasformata, ragazzi, vi ricordate? Cioè, la scorsa volta, non so quante erano le possibilità che mi ritornasse normale. Mi avete detto dello 0,01%, non lo so. Però, comunque sia, adesso non può succedere niente, perché è dentro la struttura, è dentro il Walmart, è impossibile che un fulmine entri dentro il Walmart. Quindi, ragazzi, quello che volevo fare è preparare... Scusa? Allora, spero che tu ti sia portato qualche ciotola. Sì. Ok, benissimo. Ora, a te l'onore di prendere la preziosissima sostanza di questa mucca. Praticamente, ti dovrebbe dare una zuppa stranissima. Che se portata con te ci darà dei boost in combattimento. Siccome io ho l'inventario che è un casino, sei tu l'uomo zuppa. Dovrei portare un sacco di zuppa. Ma mi dà della zuppa normale? Come ti dà della zuppa normale? Come ti dà della zuppa normale? È vero. C'è un problema. Dobbiamo dargli prima da mangiare un fiore. Un fiore di briciola. Dagli il fiore. Fatto. Ok. Ora dagli la zuppa. Ok. Oh, sì. Te l'ha data? Sì. Benissimo. Ora siamo attenti. Nessun fulmine. C'è solo un piccolo problema, Eme. Sì? Ho finito i cavalli. Sono un pessimo proprietario. Mi sa che a questo punto ci aspetta un bel viaggio a piedi. Tranquillo, va tutto bene. Gianfrancesco, voglio che rimani qua. Fai la guardia. Mi raccomando, assicurati che non entrino ragni e vari problemi. E se trovi un altro Eme, prendere del miele. Tu sai cosa fare. Bravo, il mio bello! Andiamo! Siamo pronti! Ci aspetta un bellissimo viaggio! Lunghissimo, arrivo. Pazzissimo! Andiamo. Ai confini del mondo! Tu avrai l'onore di sconfiggere il drago con me! Oh, yes! Pensa che roba! Un eroe! Sarai per sempre un eroe della Gabby Vanilla! Ma se moriremo entrambi, saremo i due nabbi della Gabby Vanilla! Vabbè. Quindi, cerchiamo di non far cavolate! E muoviamoci, è pericoloso! Ma qualcuno deve pur farlo. Andiamo. E quest'oggi siamo noi. Signor Emerald, ci troviamo davanti al portale per andare dall'Ender Dragon. Okay. E ora, ragazzi, una cosa di cui sono curioso è che vi ricordate, nello scorso episodio avevo buttato dentro il mio asino e il mio Iron Golem qui dentro.
Quindi la mia curiosità è di vedere se adesso noi andiamo là, se sono ancora vivi. Lo so. Mistero, lo scopriremo adesso. Quindi vai, Eme. Ok. C'è? Eme, c'è? Sì, c'è anche un Iron Golem. Veramente? No, vabbè, troppo epico, andiamo. Capito. No, c'è il mio asino. Sì. Ci sono tutti. Ok, signor Iron, lo posso prendere con il lead, l'Iron Golem? Non lo so. Wow, occhio, occhio, occhio. Se abbiamo delle boccette possiamo prenderlo. Ce l'ho delle boccette. Vai, 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 vai. Usale. Bravissimo. Abbiamo preso il soffio del drago. Questo è il soffio del drago. Praticamente se è una boccetta posso farmi delle pozioni assurde più avanti. Grande M che hai preso le boccette. Ora, signor Iron Golem, devo portarti. Allora, porto l'Iron Golem più l'asino. Voglio che tutti vadano nel combattimento. Ah! No, non c'è. Fa male questa roba! Fa malissimo. Aiuto, fa malissimo. Aspetta che gli do da mangiare, posso dargli del pane. No, stupido! Stupidino, no! Oh, oh, ho del pane, del pane, del pane, del pane. Puoi dargli da mangiare all'asino? No. Vabbè, per fortuna era il primo che era stato nei campi. Oh, ok, questo. Ok, l'abbiamo. No, vabbè. Ok, io porto l'Iron Golem, tu porta. Ah! Sali, no! Sali i campi. Iron! Iron, no! No! Iron! Aspetta, lo porto a sinistra. No! 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 Iron! No, dai, Iron! Iron! Tieni duro! Aspetta, tieni duro! Gabby, aspetta, aspetta! Salva! Salva il mio piccolo, ma piccolo! Salva il mio bambino! Ah! Ok! Perfetto! Mamma mia! No, ragazzi, la cosa più epica del mondo. Andiamo, un pirata, andiamo. Un asino e un Iron Golem davanti all'Ender Dragon. Andiamo. Si parte! Let's go! Carica! Andiamo. Carica! Arco in mano! Questo è il gabbiano! Attacchiamoli! Nessuna andiamo, pietà! Attacco, ok, attacco. Ora ci penso io. Se provate a rompere, dannati Enderman. Provate a rompere. Ora, se gli Enderman rompono, tranquilli, ci penso io. Allora, quella, la cosa che farò adesso è intanto mettere... i pupazzi di neve. Loro ci difenderanno, quindi... Pupazzi di neve? Sì, sì. Pupazzi di neve e Iron Golem. Entrambi. Ok, facciamo così. Intanto okay. Metto gli Iron Golem. Guarda! Guarda che ci stanno aiutando! Mamma mia! Renderemo il caos! Questo è il mio regno! Sì. Questo è il mio regno! Aiutatemi! Bravissimo! Bravissimo! E ora solo come PewDiePie sa fare... Get in the boat, bitch! Ok, li mettiamo qua e li mettiamo come torrette. Ci aiuteranno. Grandissimi! Stiamo creando il devasto! Dov'è il mio asino? Stupidino! Gabby! Gabby. Lui è il golem, quello, il fratello stupido. Ah no, è... No, è morto, è morto! Dov'è il mio asino? Dov'è il mio asino? Ho perso il mio asino, come... Asino! Start. I don't feel so good. No! 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 Mi ha ucciso l'asino! No! Allora mangerò la mia mela d'oro! Ti toglierò la linfa vitale! Te la prosciugherò! Schifoso, lurido verme. Tanto abbiamo fatto un bel po' di casino. Io continuo a creare qualche Iron Golem. Vai. In questo modo andrà fancuore. Questa è per briciola, questa è per pulce. Questa è per la mia dinastia di cani e animali dello zoo. Continuiamo così, ragazzi. Stiamo andando più che bene. Ok, questo è l'ultimo Iron Golem che potevo farmi. Stiamo facendo il devasto. Abbiamo anche un sacco di Ender Pearl. Ci stiamo facendo la farm. Vai, continua così, Giuseppino. Vai. Spacca tutto. Bene, ragazzi, non sono mai stato così emozionato in vita mia. Ma stiamo per sconfiggere l'Ender Dragon in un battibaleno. In un battito di ciglia. Novakin, Novakin. Na 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 na. Na 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 na. E le fufu sloda. Con la barca io vado. Andiamo, Gabby. Avete mai visto uno salire una torre con della neve? Gabby può. Lo faccio per voi. Andemus. Abbiamo anche dell'Endstone di Eme. Vai così. Ragazzi, spacco tutto. Picchialo, picchialo. Grandissimo. Ok, qua non c'era un cacchio, no. Le abbiamo già distrutte tutte, me. Sì, le ho già distrutte tutte io. Vabbè, ma sei velocissimo. Lo sto massacrando. Vai, Gabby. Lo sto massacrando, è qua da me. Vai, Gabby, Gabby, vai. Vai, vai, c'entra tutto di me. Dovakin, Dovakin. Vai. Muori. Ammazzalo. Oh, lo ammazzo. Non voglio sprecare il tridente. Avvicinati, lurida bestia. Avvicinati. Guarda come incassa complimenti. E guarda come il drago incassa frecce. Però purtroppo le Spectral Arrow non funzionano. Ma sono le Spectral? Sì, sono le Spectral. Non funzionano con l'Ender Dragon. Non lo so, di no. Se io la tiro su di te, ad esempio, mi fatti no, becca. Gabby, voglio provare. No, 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 no. Voglio no. provare, No, perché? Sì, funziona. Signor Drago. Signor Drago. Mi faccio anche un bunker, ragazzi. Adesso mi metto qua e faccio praticamente un bunker anti-drago. Che ragazzi, il mio piccolo bunker così non mi spodesta. Questo è l'unico modo sentirsi al sicuro. Fare come il D-Day. Ecco, farci mega bunker.
in questo modo. Voglio proprio vedere come fa. Ok, ecco da qua, ragazzi, proprio non ci può beccare. Dai. Guarda, c'è un Ender che è andato nella barca. Lo pesco. Hai mai visto una persona pescare un drago? Oh boy. Io lo pesco. Sto scendendo giù da qui. Letti. Vai, vai, letti. Ah, come faccio? Ho un letto. Mi tippizzo. Vai, fallo. Arriva. Mi sono salvato. Continua a beccarlo. Non si fa niente. Guarda, ormai io ho preso la mira. Vai. Il soffio non mi prenderà. Aia. Che alito brutto che hai. Guarda come gli Iron Golem ci stanno difendendo. Continua, il tuo sacrificio non sarà vano. Vai. Non sarà vanos. Gaming. Pessima. Aia, buttagli il letto. Non hai più letti. Non ho più letti. Picchialo. Vai. Yeah. No! Maledetta bestia. Ce l'ha distrutto. Ma come cacchio. Ok, sei un power up. È giunto il momento. Sì. Tocca a noi. Ora prendo la zuppa. Mi ha dato jump boost. Questo significa che posso saltarlo in bocca. Sì. Distruggilo. Mi sto saltando in bocca. L'ho quasi ucciso. Sì. Oh, yes. Baby. Oh. Per pulce. Per briciola. Tutta mia. Ok. Oh, guarda quanti level. Oh, yes. Oh. Ragazzi, che combattimento. Cosa abbiamo fatto? Grazie mille, Eme. Senza il tuo aiuto non ce l'avrei. Non entrare, non è ancora giunto il momento. Dobbiamo ripercorrere un attimo le nostre avventure. Okay. Cosa abbiamo fatto per arrivare fino a qui? Abbiamo conosciuto dei cani stupendi. Abbiamo costruito il Valhalla, ragazzi, il Valhalla. Abbiamo conosciuto dei buoni amici come Long Gamer, detto anche il ladro di tridenti. E Emerald, il ladro di miele. Veramente ne abbiamo passate di cotte e di crude. Abbiamo riso, ma abbiamo anche pianto. Citazione a Minecraft Hardcore. È stata veramente una grande avventura. Abbiamo costruito un bellissimo villaggio e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in questa serie. Ma tranquilli, la serie è appena iniziata. Perlomeno, non lo so. Però ci saranno sicuramente altri episodi, perché mi è venuta una idea fantastica che ve la mostrerò nel prossimo episodio. Ma per questo credo che abbiamo fatto il fattibile. Abbiamo sconfitto il drago ed è giunto il momento, intanto anche per noi, di dividerci. Pirata Jack Emerald, è stato un piacere. Senza di te non ce l'avrei mai fatta. Quindi noi ci vediamo. Torna presto e mi raccomando, non rubarmi mai più il miele. Va bene, tranquillo, non ti ho perdonato. Hai ricevuto il perdono, ciao. Va bene, addio.